Konnichiwa-minasan, ben ritrovati qui nel mio canale. Sono come sempre Giappo Gamer e come potete ben vedere siamo qui di nuovo su Drive Club, espansione No Limits. Ovviamente per quanto riguarda per portare avanti la serie, oggi ci andiamo a fare questo secondo evento denominato GTR Generation, dove dovremo, e la vedo insomma da dietro, si vede sulla sinistra, gareggiare con la bellissima Nissan Skyline GTR R34 V-Spec 2. Allora, prendete gli obiettivi per quanto riguarda, bene, le stelle d'oro sono, allora, concludere al primo posto, punteggio di rabada di 850, bene, poi una velocità media di 129 km/h e tempo pari o inferiore ai 3 minuti e 11. Mentre invece, per quanto riguarda le tre stelline d'argento, dobbiamo concludere sempre al primo posto, punteggio di rabata 600, raggiungere la velocità media di 119 km/h e tempo pari o inferiore ai 3 minuti e 20 secondi. Va bene così. Giochiamo. Ovviamente la Nissan Skyline GTR 34 V-Spec 2, ovviamente l'unica da utilizzare. Viene in cedura questa modello di fabbrica blu. Bene così. Dai, amico mio, zompa in macchina, vediamo un po' com'è. Beh, insomma, belli gli interni, insomma, direi, vabbè, anche essenziali. Comunque, va bene, dai. Vediamo di raggiungere gli obiettivi. Ok, eccoci qui. Pronti via, vediamo un po'. Dobbiamo battere questo Hiroji Ando. Cavolo, già preso il via. Mi sta già seminando, eh. Vai così. Sfruttiamo un po' i cordoli. Cavolo, un po' meglio di così. Dai, si è fatto pure buio. Obiettivo, vediamo un po'. Vai così. Ottimo così, bene così. Dai, che lo riprendiamo. Vai così. Dai, che stiamo sulla scia. Eh sì, con la penalità. Vai così, secondo giro. Non andare per cicoria, dai. Ottima, così va che gli stiamo appresso. Vai così, internamente, internamente. Dai, che andavo per cicoria lui. Vai, che l'abbiamo superato. Vai così, vai così. Grande, grandissimo, abbiamo un secondo e otto di vantaggio. Vai così. Dai, sfrutta il cordolone. Eccoci sul lungo linea. Eccolo qua. Bene così. Allora, vediamo un po'.
Ok, allora, primi in 3 minuti e 14 secondi. Bene così. Allora, abbiamo raggiunto, abbiamo battuto il confronto velocità media 119 orari e abbiamo con 3 minuti e 14 preso anche l'altra stellina argentata, perché abbiamo prente, abbiamo avuto un tempo minore ai 3 minuti e 20. Bene così. Continuiamo. Allora, ok, eccoci qua di nuovo in pista per battere questa volta le, per prendere anche le stelline dorate. Vai così. Siamo in scia. Da questo Hiroji Ando. Vai così. Allora, dobbiamo battere questo confronto. Bene così, yatta, ottimo, ottimo. Vai così, riprendiamolo. Vai che ci siamo quasi. Vieni qua, una bottarella, prenditela. Vieni qua, dai, non scappare. Vai così, in scia. E togliti. Baka, vai fuori, vai. Vai così internamente. Ottimo così, ottimo così. Non ci provare a superare. Stai dietro. Vai così. Vai così. Ottimo così. Bene, bene. Ci voleva fregare all'ultimo secondo, però l'abbiamo fregato noi. 3:12:022. Benissimo così. No, abbiamo vinto il tempo pari inferiore a 3 minuti e 11, ma abbiamo conquistato altre due stelline. Abbiamo concluso al primo posto. Abbiamo battuto il punteggio di Rabada di 8:50. E abbiamo vinto anche, abbiamo battuto il confronto velocità media di 129 km orari. Bene così, yatta, yatta. Ok, bene, ci regalano 13.349 stelline. Buttili via, ottimo così. Continuiamo. Ed eccoci qua, tornati nel lab di questo No Limits per quanto riguarda Drive Club. Ebbene, allora, se anche a voi è piaciuto questo episodio, mi raccomando, lasciate un bel like. Mi raccomando, commentate e fatemi sapere la vostra, se vi piace questa espansione di Drive Club.
Mi raccomando, condividete se potete anche nei vostri social network l'episodio. Ebbene, da Giappogamer è tutto. Sayonara, ne? E al prossimo episodio.